Allora, nell'ambito delle attività della Regione Molise, sono previste attività per il piano regionale della prevenzione, che è un obbligo nazionale. Tra le tematiche che devono essere affrontate c'è la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi c'è un piano, della prevenzione regionale che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro e in quest'ambito è prevista la promozione del ruolo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Appunto in quest'ottica, in collaborazione con INAIL e l'Università degli Studi del Molise, la Regione ha appunto contribuito ad organizzare questo evento che mira alla promozione di questa figura, ma anche alla, come dire, alla promozione e alla definizione, una migliore definizione di quello che è il bilancio sociale delle aziende, anche in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, aziende importanti che operano sul territorio regionale. Avremo ospiti sia la Molisana sia l'FCA, la Fiat di Termoli, con responsabile della sicurezza per la Fiat e uno dei titolari dell'azienda per la Molisana. In Molise, in termini di prevenzione, c'è molto da fare e abbiamo gli strumenti per poter fare. A breve ci sarà il nuovo bando di finanziamento alle imprese per la prevenzione. A livello nazionale, il nuovo bando ha una dotazione di circa 370 milioni di euro. A livello locale siamo in attesa della ricostituzione del Comitato regionale di coordinamento, che pure ha dei fondi per il piano quadriennale di prevenzione. Sì, purtroppo noi in Molise abbiamo una frequenza abbastanza consistente di infortuni gravi e mortali dovuti all'utilizzo del trattore, spesso legato all'orografia del terreno e alle lavorazioni agricole che vengono svolte sul territorio molisano. Abbiamo degli incidenti dove il trattore viene ad essere ribaltato, per cui capita spesso che il lavoratore o viene ad essere sbalzato all'esterno dal trattore perché non è assicurato dalla cintura di sicurezza e quindi viene schiacciato purtroppo dal trattore, oppure utilizza un trattore che non è protetto, perché noi diciamo che dobbiamo utilizzare dei trattori protetti, cioè dei trattori che hanno delle protezioni superiori, dei roll bar, degli archi di protezione, e in modo tale che in caso di ribaltamento del trattore, il guidatore del trattore venga mantenuto dalla cintura di sicurezza che deve essere attaccata al sedile e quindi viene mantenuto all'interno di questo volume di sicurezza che garantisce l'incolumità del lavoratore. Quindi il problema è legato a trattori molto vecchi, che purtroppo non sono stati adeguati secondo quello che prevede la legge, oppure legato al fatto che il lavoratore non è garantito, diciamo, attraverso la cintura al sedile. Abbiamo poi anche dei casi dove le strutture di protezione vengono ad essere abbattute. Capita spesso nelle lavorazioni sotto chioma, dove praticamente lavorazioni ad esempio in frutteti, olivi, viti, diciamo che il telaio ha un ingombro per cui il trattore non può passare sotto la chioma, quindi questa protezione viene ad essere abbattuta. Attraverso l'abbattimento della protezione, ovviamente in caso di ribaltamento, il lavoratore non viene più ad essere protetto, per cui capita spesso che il trattore non è utilizzato in maniera conforme a quello che è previsto e purtroppo poi con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e con le frequenze che conosciamo in Molise purtroppo.